Buondì gente, oggi i miei amici di DJI mi hanno inviato, no non è vero, me lo sono comprato con i miei soldi, questo drone è fantastico, vediamo di unboxarlo. Sono sempre stato un grande fan per i droni, però non ho mai trovato il coraggio di, come dire, sborsare il requisito economico necessario per averne uno. Sono molto fiducioso, in pratica DJI ha il monopolio nel campo dei droni, è tipo 30 anni avanti rispetto alla concorrenza. Tra l'altro è la prima volta che compro un prodotto non su Amazon perché ci metteva tipo troppo tempo, l'abbiamo comprato al Media World. Mi sono fidato di un negozio fisico per la prima volta. Dovrà scendere? No, aspetta, esatto, c'è uno scotch. Spellicolamento. Quindi qua dentro troviamo subito, che bello, ben organizzato, mi piace molto così. Una bella scatoletta, cioè una borsa, immagino ci saranno tipo una bibbia di istruzioni. No, ci sono le eliche, bibbia di istruzioni, ulteriori eliche, basta. E là là, e qua dentro troviamo subito un'ulteriore scatola dove immagino saranno presenti tutte le batterie. Ho preso il kit combo, sono presenti per l'appunto le batterie aggiuntive che sono una, due e una all'interno del drone, quindi tre. Cavetto, caricatore con porta rigorosamente proprietaria, in modo che tu se perdi il caricatore devi comprarne per forza uno da DJI, ottimo lavoro. No. Controller, ho preso la versione senza lo schermino integrato perché costava veramente un casino, però immagino sia carina anche questa. Posso prendere i pirulini dal fondo, metterli qui, facciamo dopo. Basetta di ricarica per tutte e tre le batterie comprese nel kit. Ed infine, vi ho fatto aspettare signori, ecco qua nella sua magnificenza il drone, che è super piegato. Prima questa sopra, poi questa, così, no, così e così, e tada, il drone. Ovviamente non ci sono le eliche, bisogna montarle. E come vediamo, questa è un'altra batteria. Presenta ancora qualcosa. Protezione in gomma piuma, silica gel, taschettina qua davanti, immagino per le schede SIM o poi, non lo so, cose particolari, manuali di istruzione. Qua sopra c'è un'altra. Ah, eccolo qua, un altro scompartimento dove troviamo. Cosa sono? Oddio, pensavo non fossero inclusi, fantastico. Filtri ND che permettono quindi di regolare l'intensità della luce che viene al di sopra del sensore qua. E ulteriori levette. In pratica c'è la modalità normal che fin lì vabbè ci siamo, ma poi la modalità panoramica che si chiama tripod, che in pratica va piano, e la modalità sport. Inoltre sto bottone serve per ritornare a casa. E sì, inizialmente avevo paura che tipo mi si potesse perdere. E guardate quanti cacchio di sensori ci sono. Luce, due sensori qua sotto, sensore per l'altezza. E qua c'è nella sua bellezza la telecamera, che è molto molto simile a quella del DJI Osmo Action. Come vedete è molto molto simile, quindi sono curioso delle immagini che riuscirà a tirarmi fuori. Tra l'altro l'autonomia proclamata sul sito di DJI è di circa 30 minuti, quindi con tre batterie stiamo parlando di un'ora e mezza, e passerei direttamente al momento spellicolamento. Porca loca, avevano senso sti cosi, perché così posso capire dove devono andare le eliche. Montate le ventole, in realtà c'era il trucco, quindi perfetto, l'abbiamo montato. Finito. Ma direi di andarla a provare fuori. Ok, quindi direi che è l'ora di provare effettivamente questo drone. Apriamo. Lasciate perdere le scritte qua dietro. Ecco il drone, senza batteria. Ottimo. Oh là là, leviamo protezione. Mettiamo. Ho un po' paura, devo ammettere. Prendiamo il controller, apriamo. Oddio. Mettiamo i cosiddetti pirulini. Verifichiamo che si accenda, batteria completa. Speriamo che non venga a piovere. Accendiamo, ok. Apriamo le eliche, così per precauzione. Oddio. Ok, è l'ora di decollare. Oh là là, che vento che fa. Vediamo se si allontana. Sì, oddio signori, questa era una cosa che volevo troppo provare. Quindi senti i sensori, perfetto, quindi alziamoci. E faccio sparire nel vuoto. E oddio, registriamo. Ah, fanco. No, 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 lo riprendo, perché c'ho il filtro polarizzatore, quello pesante. Vi consiglierei di spostarvi. Ci hanno minacciato a vista? Ottimo. Quindi secondo round, proviamo. Olla.
Se faccio così in teoria si va avanti e alziamolo un po' così almeno la gente non si impaurisce e attiviamo la registrazione. E voilà, questa è in teoria Imperia. Oddio, se vola lontano, ci sta come cosa. Bello l'entroterra ligure. Spero che essendo andato là non mi stia prendendo in giro, che tra un po' perdo la connessione, spero vivamente di no. Cioè è una figata sto coso, veramente. Tra l'altro posso anche zoomare? Sì, per qua. Sì. Ok signori, quindi come potete vedere questo è il Parasio. Cioè che figata che è. Poi tra l'altro è strastabile sto coso, spero non mi arrivi un gabbiano che mi becchi il drone, anche perché si farebbe male e anche il mio portafoglio. Tra l'altro ho fatto un'assicurazione per proteggere il mio portafoglio che si chiama DJI Care, che mi permette quindi di, nel caso cui cada e ritrova il drone, nel caso ovviamente solo di quello, posso mandarlo in assistenza e per una cifra molto ridotta rispetto a quella che pagheresti normalmente ti riparano il drone. Quindi conviene secondo me. Tra l'altro siamo solo all'87%, cioè l'ho fatto volare per un casino. Avevamo intenzione di venire alla Golden Hour, in teoria ci siamo ancora? Sì, in teoria ci siamo ancora. No, 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 io quei cosi non li voglio beccare. Vola in alto. Orca puzzola, allontanatevi per favore. Le cose mi incutono timore. Mettiamo in modalità sport, giusto per rendere un po' più dinamica la situazione. E siamo a 13, 14, 15 metri al secondo, 16, 17. Ok, basta per favore, che torniamo in normale. Che tra l'altro è completamente un'altra posizione rispetto a quella che normalmente uno vedrebbe della propria città. E oddio, se sembra tipo una di quelle cartoline che trovi. Boh, carino. Non atterriamo sul tetto? Tu non morire, per favore. Orca puttana. Cazzo sono quelli, pipistrelli? Non rompetemi, eh. Dio, Dio, Dio. No, sono uccellini, non pipistrelli. Signori, come potete vedere, ci siamo. Non incazzo. Per favore. Che... No, cazzo, 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 cazzo. Per favore, allontaniamoci che non voglio ritagliarmi. Ok. Che figo. Ma inoltre posso anche fare una cosa del genere. Infatti, eccomi qua. Posso spostarmi direttamente e lui continua a seguirmi. Se corressi, lui riesce anche a tenermi passo. Cioè, una cosa veramente pazzesca. Ovviamente posso fare anche le rincorse. Quindi se per esempio corro verso di qua, sto cosetto mi segue. Cioè, fino a quando non mi perde dall'inquadratura. Gli sta bene, ma poi, in teoria, inizia a muoversi. Vediamo se si muove. No, non lo so, in realtà dovrebbe, ma sta là fermo. Vediamo se mi vede e si sposta. Siamo esattamente sotto. E signori, si è girato. Quindi credo possa essere una prova che funzioni. No, in realtà lui fa il minimo sforzo possibile. Se riesce a stare fermo, sta fermo. E inoltre, come possiamo vedere da questo controller, posso vedermi in tempo reale che mi prende. Ok, mi ha perso, mi ha ritrovato. Pazzesco. E niente, posso muovermi. Tra l'altro qua dietro c'è una chiesa. Ho intenzione di fare delle riprese fighissime. Infatti posso sfruttare direttamente le funzionalità di ripresa del drone automatiche. Take off. Olla, come possiamo vedere qui c'è la chiesa e per esempio posso fargli abilitare la modalità quick shot 3, 2, 1 per fargli riprendere la chiesa in cerchio e lui decide dove andare. Io non sto facendo niente, lui gira a modo suo come potete vedere. Signore, ho deciso di alzarlo un pochino perché, come dire, avevo paura. Qualche uccello che vedo che già essersi alzato se la prenda col mio drone. Però questa è la ripresa completata, spero vi piaccia. Comunque signori, è incredibile come i piccioni, come potete, più che i piccioni gabbiani, se la prendano. Sentite come urlano. Adesso l'ho fatta atterrare di fretta e furia perché avevo una fifa cane. Ma Dio, cioè proprio non gli sta bene. Strano. E tra l'altro dopo aver utilizzato questo drone per tutto questo tempo ho utilizzato solo una batteria ed è al 58%. Ne ho tre, quindi potrei volare per ore. L'altro giorno sono arrivato di sera ad utilizzare due batterie intere e ho passato un'ora a farlo volare praticamente di continuo. E come vedete si possono fare dei video un po' timelapse che si muovono, soprattutto di sera è stato molto carino crearli e farli. Ho creato un video sul mio canale Instagram, ve lo linko in descrizione, dove ho fatto una panoramica pazzesca la mia prima di Imperia. Se volete andate a dargli un occhio. Tra l'altro poco fa è uscita una proprietaria di una di queste case qua accanto, pensavo mi volesse fare un culo a capanne, invece no, voleva semplicemente far vedere al suo bambino il drone. Che bello, queste sì che sono le cose che mi piacciono. Vediamo se riesco ad aggrapparmi a una macchina. In teoria questo coso come traccia le persone e le strutture, anche una di queste tante auto che continuano a rompere le palle, riuscirei a fare. Ci siamo.
Vai, decolla. Avrei troppo voluto provarci, ma ci sono questi gabbiani che mi vengono in attacco libero. Cioè, è proprio venuto così contro il drone. Io non posso farlo. Cioè, fa troppo paura sta cosa. Effettivamente, però, non è proprio economico. Se guardiamo dal link in descrizione possiamo vedere che, non vi dico il prezzo preciso perché non lo so, però sarà in un range tra 850 e 1100 euro questo qua kit combo. E allora perché l'hai comprato, Marco? Non potevi prenderti il Mavic Mini? Lo scoprirete nei prossimi video, se ovviamente vedo che questo video va bene. Quindi lasciate un bellissimo like se siete interessati ad altri video del genere ed iscrivetevi, signori. Ci si vede presto con un nuovo video. Se volete, lasciatemi nei commenti dei consigli, delle cose da fare con questo drone, per esempio uccidere un gabbiano. No, scherzo ovviamente. E niente, ci si vede presto. Ciao gente.